La ricerca che abbiamo promosso in collaborazione con Manager Italia sulla disabilità e il lavoro ci ha restituito innanzitutto un dato a mio avviso molto positivo. Oltre il 62% dei manager intervistati ci ha detto che avere dei colleghi disabili in azienda ha ricadute positive su tutto il personale. Questo significa che impone la presenza di persone disabili un ripensamento organizzativo di ampia portata. Occorre rivedere quindi prassi manageriali e modalità gestionali, e questo va a beneficio del benessere di tutto il personale, quindi genera un valore per tutti. Questo credo che sia un dato che ci aiuta anche a superare una logica, un approccio di tipo assistenziale nei confronti dei disabili in azienda, per adottare invece una chiave manageriale di valorizzazione della diversità in azienda come valore per tutti. Non c'è dubbio, questa indagine voluta da ASM con Prioritalia mette esattamente in evidenza questo, come la sfida sia già in atto e all'interno delle organizzazioni e delle aziende e ci siano già dei percorsi di valorizzazione della disabilità, che è vissuta non tanto come un mero adempimento, ma come un fattore naturale della vita di un'organizzazione, la disabilità come altre forme di diversità, e addirittura l'impegno è quello di trasformare questo come valore dell'organizzazione in termini di capacità di ripensamento dei processi organizzativi, di costruzione di una cultura più inclusiva dell'organizzazione aziendale, di formazione su questi temi dei colleghi, di capacità anche di innescare meccanismi di corresponsabilità e quindi di costruzione di un clima aziendale diverso. È necessario cambiare alcuni processi all'interno dell'azienda. La rigidità dell'organizzazione non consente di integrarsi correttamente a persone che hanno disabilità. Questo porta benefici a tutta l'organizzazione, perché le differenze non sono soltanto quelle dettate da disabilità fisiche o psichiche, sono sempre più rilevanti anche per tutte le altre persone. Allora, accettare queste differenze, queste esigenze che ha ciascuno nell'organizzazione del lavoro, aiuta tutta l'organizzazione a crescere. Una partnership importante, una partnership che condivide il valore dell'innovazione, della centralità della persona, della piena inclusione di tutte le persone con disabilità, ovviamente nel nostro caso anche delle persone con sclerosi multipla, una partnership importante anche per la formazione dei quadri manageriali delle aziende, perché sappiano applicare pienamente tutte le potenzialità che oggi abbiamo a disposizione e sappiano creare quel clima di piena partecipazione, di inclusione, che fa la differenza in un posto di lavoro. E le politiche attive sono anche politiche di inclusione dei disabili. L'obiettivo delle politiche attive è quello di fare del lavoro la dimensione identitaria della persona. Tanto più questo è un concetto valido per il disabile, che proprio attraverso la sua partecipazione al lavoro trova una ragione non solo personale ma anche sociale di identificazione e di realizzazione. Le politiche attive però devono avere anche una specificità rispetto alle esigenze specifiche del disabile, e quindi devono mettere in atto un apparato di servizi per il disabile, con delle competenze evidentemente specifiche, specialistiche, in grado di capire dove, come, verso quale realtà lavorativa è meglio indirizzare lo specifico lavoratore in funzione delle sue caratteristiche personali. La diversità oggi è una delle aree di maggiore competenza del manager, lo dimostrano anche i dati che l'Osservatorio Socialis ha pubblicato recentemente, un'osservazione che dura da 15 anni. Abbiamo notato un trend che ha modificato nel tempo e negli anni questo dato. Lo ha modificato nel senso che il tema dell'attenzione ai dipendenti è diventato il tema preponderante delle attività di responsabilità sociale delle imprese. La nostra esperienza aziendale, diciamo che è abbastanza recente, nel senso che abbiamo iniziato a ragionare concretamente su delle azioni da mettere in piedi quando abbiamo siglato un accordo sindacale circa un anno fa. Quindi diciamo che
Da questo punto di vista abbiamo definito delle linee guida, il quadro di riferimento, costituendo un osservatorio, grazie alla partecipazione ovviamente delle organizzazioni sindacali, e da qui abbiamo nominato anche il Disability Manager e abbiamo iniziato a mettere in campo delle azioni concrete. La disabilità al lavoro è una disabilità molto rilevante nell'ambito del panorama del mondo della disabilità. Ovviamente noi abbiamo la possibilità di intervenire soprattutto nell'ambito delle imprese con queste nuove competenze che sono state riconosciute al legislatore da parte all'INAIL per la realizzazione di progetti personalizzati proprio mirati o alla ricerca di nuova occupazione o alla conservazione del posto di lavoro. L'obiettivo da parte dell'INAIL è quello di riuscire a incontrare la domanda e l'offerta di lavoro e quindi di consentire anche al mondo disabile di beneficiare di queste nuove opportunità. Che il sentimento nei confronti dei veri disabili rimane, almeno nell'etica e nelle intenzioni, sempre estremamente di vicinanza, di condivisione e di attenzione. Certamente l'attenzione sta molto aumentando anche nei confronti dei falsi invalidi che rubano sostanzialmente tutte le risorse e tutte le disponibilità che andrebbero invece date a chi ne ha veramente bisogno. Per noi la diversità è la base organizzativa, nel senso che le risorse umane hanno ciascuna una caratteristica peculiare e quindi è la valorizzazione di questa caratteristica che ci permette di rendere le organizzazioni con valore aggiunto. È un tema, quello della diversità, che sta a cuore ed è sempre stato a cuore ai DP. Abbiamo fatto tantissimi convegni e tantissimi incontri, lo monitoriamo e cerchiamo di aiutare come associazione tutte le organizzazioni, tutti gli HR manager e tutti coloro che sono nelle risorse umane a cercare di valorizzare questi temi proponendo delle sfide culturali.